Io vi dico che ogni mese all'Espresso arrivano una decina di richieste di oblio, cioè di cancellazione. Le pubbliche ne arrivano 4-5 al giorno. Quindi da quando si è aperta la discussione sull'opportunità di cancellare o di eliminare alcune informazioni, il fenomeno sta diventando preoccupante. Allora, in questa fase come ci si comporta? Qua nascono le grandi difficoltà che sono state sintetizzate molto bene dalla dottoressa Caltagirone, da chi ha parlato dopo, perché intanto secondo me continua a esserci una confusione legislativa che non aiuta. Perché? Perché vabbè, sappiamo che cosa succedeva prima, cioè qual era la posizione del garante su questo, poi c'è stata la famosa sentenza della Cassazione che è stata qui ricordata, che in pratica obbliga la testata a quel lavoro di completezza di informazione a cui faceva riferimento Nel suo intervento durante il convegno ha parlato di oscurità nella legislazione proprio relativa al problema del diritto all'oblio. In questo caso, secondo lei, che cosa può essere, quale può essere l'apporto dell'editoria giornalistica nei confronti del legislatore? Ma guardi, intanto occasioni come quella di oggi sono già importanti perché risollevano un problema che è sotterraneo, che noi magari viviamo tutti i giorni, ma che poi l'opinione pubblica non conosce bene nei dettagli. Ma la prima cosa è quella di pretendere, questo credo che sia soprattutto compito dell'autority, che ci sia fatta una chiarezza sulle norme che la regolano. Per ora noi ci siamo basati o su sentenze delle disposizioni del garante o su sentenze della Cassazione, come è stato successo l'anno scorso. Adesso poi comincia ad arrivare la legislazione europea, abbiamo avuto una prima sentenza di Strasburgo, della Corte di Strasburgo che diceva una cosa e poi ce n'è stato un altro della Corte di Strasburgo che si smentiva. Quindi secondo me la prima cosa è quella di fare chiarezza. Poi per come la penso io, penso che più leggi ci sono, più norme ci sono di regolamento, peggio è. Cioè credo che una volta che sono stati fissati dei codici etici e professionali, poi sia nella responsabilità della testata e dell'editore quella di intervenire, questo per quello che riguarda proprio il ruolo nostro. Poi c'è tutto un problema che riguarda i motori di ricerca che è un altro ancora. Discussioni che si sono aperte su questo campo, basta vedere lo scambio di battute politiche tra il Presidente Hollande e il Presidente Obama. Dell'NSA e del ruolo che hanno questi motori di ricerca, basta vedere quell'accordo che si è tentato tra il governo francese e Google per avere un minimo, insomma, no, di introiti sulla a fronte degli affari che Google fa in Francia, vi dico, per 60 milioni di euro, peanuts, niente, non costa nulla, però ecco, si spiega un po' questo. È uno strumento politico, in Cina hanno risolto il problema chiudendo Google. Chiude e non se la parla più, quindi è un problema che entra nelle scelte politiche dei paesi. È stato un elemento che è stato utilizzato, come è stato anche qui ricordato, durante la primavera araba, assieme ai social network, ai tweet, eccetera, eccetera. Quindi fa parte di una questione che è un po' più alta del nostro pur autorevolissimo. Infatti, i problemi relativi ai motori di ricerca sono stati sollevati da lei in due punti precisi. Uno rispetto al ruolo che sta assumendo Google nei confronti della politica estera. Certo. In questo caso, secondo lei il ruolo di Google come motore di ricerca è preponderante rispetto a quello politico oppure viceversa? Ma le cose secondo me camminano insieme, lì c'è un interesse dei geniali ideatori di Google di mettere insieme un meccanismo che faccia reddito, che faccia guadagnare come è giusto che sia. Poi c'è un interesse dei servizi americani, dell'amministrazione americana, insomma di quelli che comunque in qualche modo hanno a che fare con la politica estera, che hanno capito che ovviamente un motore di ricerca come quello non solo è una massa di informazioni incredibile, ma è anche un veicolo attraverso il quale far passare informazioni. Quindi con questo voglio dire che il tema va molto al di là di una semplice normativa di legge.
il tema è diventato un tema politico-diplomatico, come insegnano i casi di queste ore, come insegna il problema dell'NSA e quindi del data gate, delle intercettazioni sul governo tedesco, su quello francese e su quello italiano. E Google è sul banco degli imputati come un possibile strumento, uno strumento sospettato di essere utilizzato come strumento di politica estera. La rete, diciamo così, vive grazie ai contenuti che produce la carta stampata. Si è illustra le molte previsioni, non dico sbagliate, ma insomma fatte al ribasso, che sono state fatte negli ultimi 20 anni, che si è pensato che lo sviluppo della rete potesse ripagare con i suoi introiti pubblicitari. Io ringrazio Preto per il suo ottimismo, ma siamo ancora a livelli lontanissimi, cioè quello che arriva di pubblicità sulla rete è il 15%, 20%, se va bene, di quanto arriva ancora nel gruppo editoriale sulla carta stampata, ed è comunque ancora molto, ma molto meno di quello che probabilmente ci si aspettava. Quindi i tempi di un eventuale ritorno economico sono molto lontani. Perché? Quello che aveva sollevato durante il suo intervento è stato il ruolo di risorsa editoriale che ha Google. Certo. Che sta togliendo risorse editoriali, sì, all'editoria tradizionale. In questo caso, quale può essere la strategia o vincente o comunque per contenere questo grande potere che Google ha? Ma guarda, intanto è importante sottolineare che la pubblicità va dove ci sono i grandi numeri. Cioè, in Italia, per esempio, i due siti dei grandi quotidiani, Corriere della Sera e Repubblica, sono gli unici, non vorrei sbagliare, ma non credo di sbagliare, sono gli unici che in qualche modo si ripagano. Perché? Perché il loro traffico è tale da spingere gli investitori pubblicitari. Altri siti minori non hanno questa fortuna. Mentre invece ce l'ha Google, che essendo un aggregatore, essendo il motore di ricerca di più di tutti gli altri, può registrare un certo traffico, drena risorse pubblicitarie a danno degli altri siti e a danno della carta stampata. Ma il paradosso sta nel fatto che i contenuti a Google li diamo noi, perché le notizie di Google sono fatte attraverso i quotidiani, i settimanali, le agenzie più richiesti e più interessanti e che vanno nelle prime posizioni di Google. Quindi questo è un tema che dovrebbe riguardare la Federazione degli Editori, quindi la categoria, e dovrebbe riguardare anche il governo, anche per un altro aspetto che è sicuramente noto, cioè questi motori di ricerca drenano risorse in Italia come in Francia, ma pagano le tasse altrove perché sono registrati in altri paesi, quindi noi il danno e la beffa. Infatti ha usato un'espressione molto colorita, cioè il fatto che voi come editori giornalismo editoriale tradizionale fate il lavoro nero di Google. Sì, dai, a volte per farsi capire bisogna essere un po' espliciti, però ecco, si può dire che questo accada. Noi forniamo risorse, forniamo notizie, che è il nostro bene. Noi non produciamo automobili, produciamo notizie. È come se noi, come se la Fiat o la BMW o l'Audi regalassero le loro automobili a un altro signore che poi se le vende. Questo non va bene. Noi forniamo il nostro bene, che è un bene immateriale ma importante come l'informazione, e interessi e politici, economici e commerciali fa un altro, cioè in questo caso un motore di ricerca. E lei non pensa che la grande risorsa che hanno i giornali, i magazine come l'Espresso, come la Repubblica, appunto la grande risorsa sia il suo pubblico, certo, e quindi spingere verso la creazione di community, certo, utilizzando i dati degli utenti, ovviamente in modo esplicito, non possa essere la soluzione, certo, per trovare le risorse. Io sono d'accordissimo, ed è una cosa sulla quale siamo impegnati, come sa, da molti anni. Il caso Wikileaks che ho citato, non l'ho citato a caso, perché noi su quella necessità di dare delle informazioni abbiamo investito risorse umane e finanziarie naturalmente, abbiamo investito lavoro, perché per scegliere i materiali buoni dai materiali infondati ci vuole tempo e capacità professionale. Li abbiamo utilizzati per il giornale, ma sono diventati un database del sito dell'Espresso. Lo stesso vale per le altre iniziative, ultima quella della raccolta di firme per il Nobel della pace
a Lampedusa, che è un modo di dare informazione, di utilizzare la community, di utilizzare la rete, e l'altro è quello di questi argomenti dei quali ho parlato adesso, parlarne e citarli continuamente sia sul giornale che sul sito, perché l'opinione pubblica li sappia. La guerra non è semplice, perché la notizia che il governo italiano, che le imprese italiane erano spiate dall'NSA, noi l'abbiamo data a agosto, con un'intervista a questo giornalista, Greenwald, che è poi quello che ha scritto. E vorrei segnalare anche che su questo signore, cioè su questo giornalista, c'è un importante imprenditore americano che ha investito 250 milioni di dollari perché crei un sito di inchieste, perché produca qualche cosa. Ed è molto probabile che Greenwald questo lo faccia facendo cartello con alcuni giornali che producono informazioni, perché ormai l'informazione è una merce, è un bene da sempre importante, oggi ancora di più. Certo. Le faccio una domanda importante, secondo me almeno. Lei ha parlato, e anche il suo collega Napolitano, ha parlato di verità. Verità giornalistica, verità giudiziaria, verità storica. Lei, come giornalista importante nel panorama italiano, come può definire la verità giornalistica? Questa è una domanda quasi filosofica. No, per un cronista come io, ogni giornalista dovrebbe essere innanzitutto, la verità è che possiamo raccontare è quella che comunque è confermata da fatti e documenti, da testimonianze e dati certi, non da voci. Possono essere documenti giudiziari, possono essere documenti autografi, possono essere interviste, possono essere sussurri che però sono stati verificati personalmente, ma è quel tipo di verità alla quale il giornalista può arrivare. Ma io arrivo a dire, proprio perché credo nella libertà di informazione, che sia forse più giusto e più costruttivo per la democrazia di un paese sbagliare per eccesso di informazioni. Spesso i giornali sbagliano per eccesso di informazioni, danno su personaggi che sono stati magari raggiunti da inchieste giudiziarie o da accuse politiche, danno a volte di più di quanto dovrebbero dare. Continuo a pensare che sia meglio della carenza di informazioni. Penso sempre che sia meglio dare notizie che oscurare i giornali o i siti, come si fanno a caso nei regimi dittatoriali, come in Cina. Certo. La ringrazio molto e le faccio molti auguri sia per l'Espresso che per la Repubblica. Grazie mille, grazie.